Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo video di Mindtest. Sto registrando, sì, perfetto. L'obiettivo di oggi è, come potete vedere, unknown block everywhere I go. Le uniche cose che non sono unknown block sono queste pianticine qua, che sono il cotone e il grano di Mindtest default, diciamo. Visto che ho avuto vari casini con la Farming Plus ultimamente, per cui il cotone non cresceva più, il grano faceva casini e tutto era un po' buggato. E in più ho trovato quei comodissimi cespuglietti là che spero adesso mi daranno un po' di cibo perché ne abbiamo bisogno. O comunque potremmo fare un sacco di pane qua. E ho deciso di disabilitare la Farming Plus e la Food. Quindi, come potete vedere, qua sono tutti unknown block e anche là dietro. Rieccoci un attimo, è crashato, vabbè. Allora, quindi io andrei assolutamente a eliminare tutti questi blocchi inutili, assolutamente. E qual è l'obiettivo di oggi? L'obiettivo di oggi è appunto, uno, liberare tutta questa zona. Chiudiamo la chat perché è assolutamente fastidiosa. F2 per chi non lo sapesse. Chiude la chat. È un comando sempre molto utile quando appaiono un sacco di errori nel single player, anche perché nel single player la chat alla fin fine non è un granché utile. E anzi, spesso è solo fastidioso e basta. Mannaggia se ci mette tempo a togliere tutta questa roba. Prossimi progetti poi saranno assolutamente l'autocrafting, non so se ve ne ho già parlato, ma dei pannelli solari. Perché? Perché noi abbiamo assolutamente bisogno di un impianto massivo di produzione di energia, che non sia solo quei due pannelli solari medium voltage. Avremo bisogno di togli sti blocchi. Cos'è sto lag? Ho dei problemi? Boh. Eliminiamo tutta questa roba intanto. Questi li posso piazzare? No! Non si possono piazzare! È stato distrutto uno dei più grandi obiettivi del giorno di oggi. Ma perché non li toglie? Non me li fa togliere? Perché non me li fa togliere? Che errore mi dà? Niente, ma non me li fa togliere. Questi me li fa togliere, questi sì. Quelli là no. Non so per quale strana ragione. Ma tra l'altro quindi non farà togliere solo quelli, nel senso gli altri me li farà togliere quelli in fondo, se non erro, perché questi sono di... Della tecnica mi pare che ci sia un qualcosa che rompe i blocchi. Magari potremmo provare con quello se per caso non funziona. Perché non posso lasciare questa robaccia qua. Allora, questa roba andiamo assolutamente a eliminarla adesso. Pulizia. No, ecco la palla di diamante, magari no. Pulizie, grandi pulizie, grandi pulizie. Anche questo dobbiamo eliminare tutto. Ah, tra l'altro hanno degli ID diversi questi, quindi sono non block. Cioè questi sono non item, ma sono tutti diversi. Perché sono i semi di tutti quegli affari là. Insomma, quindi grandi pulizie. L'unica cosa che è rimasta, come avete potuto vedere, è il cotone, che è rimasto là perché per forza il cotone ha lo stesso ID, ha lo stesso nome, si chiama sempre Farming Cotton e quindi è rimasto là. Sì, adesso dovrò fare un gran casino per... Tra l'altro io non avevo due picconi in origine, forse l'altro l'ho lasciato a ricaricarsi un attimo. Credo di essere andato... No, non sono andato a minare un altro po'. Non credo almeno. Non che me ne ricordi. Poi beh, sapete, si è trattato della settimana scorsa, quindi il tempo passa e invecchiamo.
Io volevo fare una bellissima cosa con gli unknown block, però ho scoperto adesso che non sono piazzabili, quindi dovrò arrangiarmi altrimenti. Sort. Tra l'altro qua queste due ceste alla fine non serviranno più tutte e due, perché sono enormi tutte e due per quel poco che dovremmo coltivare adesso. E la nostra cucina là si ridurrà semplicemente alle torte fatte con quelle bacche là, insomma. Tra l'altro sarebbe interessante andare a vedere se per caso riuscissimo a trovarne altri di cespugli. Partire un po' all'avventura. No, niente, non me li fa togliere. Se noi provassimo invece con il... Neanche quelli, bella roba. Ma forse c'è una mod che li toglie automaticamente. Devo informarmi. Perché avevo sentito tempo fa sul canale IRC, voi commentate se per caso ne sapeste qualcosa di più, di una mod che permette di... No, non è qua, dove che... Chiuditi. Spero di non averlo buttato. Di una mod che permette di... Shift Punch, perché ho bisogno di single node. Sì. Di eliminare gli unknown block a vista. No, qua non li toglie. Neanche questo. Vabbè. Comunque, l'obiettivo adesso quindi è di costruire un piccolo edificio. Dovrebbe essere piccolo. Ma volevo costruirlo con gli unknown block, mentre invece così non potrò fare. Perché no? Perché non si possono piazzare, quindi GG. Allora, andiamo a rimuovere quest'albero, che è il luogo dove sorgerà. Era solo una laggata, vero? Non è che mi hai rotto le scatole questo modo così, eh? Però è una grande barba, eh? Anche perché ci si mette un po' a eliminare tutta questa roba. Credo che la statua allora la farò di cobblestone, perché è un blocco abbastanza brutto. Volevo usare un blocco brutto. Secondo me il blocco più brutto è la ghiaia, ma la ghiaia soffre della gravità e quindi è scomodo per fare un edificio, a meno che non sia, non abbia tutto un basamento, insomma, che a meno che non poggi tutto per terra. Magari con una more block c'è qualcosa di più interessante che si può utilizzare, ma non ne sarei sicuro. Ehi, piazzi sti blocchi. Ok. Dai, abbiamo così finito, iniziamo a vedere il cielo. Però appunto, dicevo, magari c'è qualche blocco interessante che sia abbastanza bruttino per lo scopo per cui deve essere destinato. Non deve essere troppo brutto come edificio, ma non deve essere neanche troppo bello. E adesso vi spiegherò il perché. Allora, innanzitutto andiamo a vedere se c'è qualche cosa di molto visibilmente brutto che non costi troppo. Questo sfarfallio non mi piace per niente. No, niente di eccessivamente brutto per ora. Temo di no. Beh, questi non sono granché belli, ma sarebbe poi una cosa forse troppo brutta. Questo cos'è, scusa? Ghost Stone. Ah no, ma quella è una roba, tipo un blocco fantasma. Sì. C'è uno sfarfallio stupido. Ma non c'è, se fastidioso. Ah, il marmo non è... No, il granito non è carino. Però... Vabbè, credo che lo faremo di cobblestone, che non è poi così brutta, perché... E allora noi faremo una cosa di questo genere. Adesso vediamo... ho fatto una bozza molto bozza, diciamo, quindi non so come verrà questo piccolo edificio.
poi vi spiegherò anche come mi è venuto in mente. Mi è venuto in mente parlando con il nostro caro amico Marco88, quindi lui magari sta già capendo in questo momento che cosa sto facendo io e che edificio sto preparando, perché lui è Marco88 e quindi Marco88 sa molte cose. Marco88 è il sapere. No, beh, non esageriamo. Marco88, non offenderti, ma temo che tu non sia il sapere. Allora, 1, 2, 3, facciamo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Però no, potrei staccare con un colore diverso, effettivamente. Stacchiamo con un colore diverso. Voi intanto pensate cosa potrebbe essere questa cosa che ho pensato con Marco88. Iniziate a pensare, deve essere una roba abbastanza bruttina. Non troppo, ma un pochettino sì, diciamo, dai. No, vediamo se ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo. Sì. Sì, potrei farlo così, vediamo un attimo. Sì, credo che si inizi già a capire che cosa abbiamo pensato io e Marco88, ma non sapete la spiegazione, la motivazione di, diciamo, di questo edificio in memoria di un personaggio molto importante che deve essere reputato come nobile agli occhi di tutta la comunità. Sì, però potrei fare qualcosa di diverso, tipo sostituire questa cobblestone con della dirt. Era già un po' di episodi che con Marco88 avevamo pensato questa cosa, ma non l'avevo ancora fatta perché avevamo altre cose più urgenti da fare. Adesso, essendoci meno fretta, tu torna al tuo posto. Sì, mi sembra abbastanza interessante, ma vorrei metterci qualcosa di diverso là. Al posto della, del quel blocco di... No, la dirt no. Potremmo mettere della lana colorata, tipo di nero. E per fare la lana nera abbiamo bisogno del black dye che si fa con il carbone. Abbiamo un sacco di lana? No, ne avremo pochissimissimissima, tipo. Visto che si era buggata la Farming Plus, anche perché la Farming Plus non è tipo aggiornata dalla 0.4.6, io ho la versione ancora della 0.4.6. E Marco88 mi perdonerà per quello che sto dicendo. Spero. Perdonami. Ma anche fucsia. Viola, è abbastanza brutto con la viola, dai. Mettiamo quella viola? Sì, dai, mettiamo quella viola. Tanto ne abbiamo già un sacco di lana viola, così non devo andare a sprecare cotone per fare dell'altra lana, no? Allora potrei mettere, facciamoci un pillar di cobblestone, rimuoviamo tutta questa. Intanto è con la spada che si toglie velocemente la lana, vero? Non ricordo più bene. Vediamo un po' come viene con quella parte viola. Ma sì, che tenerissimo. Potremmo mettergli un blocco di copper su in cima. Sapete che schifo con un blocco di copper? Ma no, dai, lasciamo così, non esageriamo adesso. E sapete chi è lui? Questo monumento? A chi è dedicato? Beh, innanzitutto potete abbastanza capire che si tratta di una persona, no? Come se fosse una statua di un omino molto molto stilizzato, no? Molto stilizzato. Beh, ecco, dovete sapere che c'è stato un tizio anonimo, per cui volevo farlo con un block, che ultimamente ha lasciato i miei primi tre non mi piace. E allora con Marco88 si era detto dovremmo fare assolutamente una statua a Later misteriose. Quindi questo qua è il signor Hater. Vediamo, posso mettere una H di Hater? Sì, si vede niente.
No, forse avrei dovuto farlo con... Se avete idee, ditemelo su come farlo in modo differente. Ah, facciamo così. Sì, dai. Con delle torce come mani. Perfetto, quindi questa sarà la statua del nostro hater misterioso che ci guarda con il suo fare arrogante e dice: tutto questo non mi piace, non ci piace, non va bene. Comunque gli abbiamo fatto una statua anche perché lo ringrazio, perché non mi piace danno comunque visibilità e vuol dire che comunque ha guardato il video tanto da riuscire a non apprezzarlo. Controlliamo un attimo quanto tempo è di registrazione, ma abbiamo ancora qualche minutino, diciamo, dai. Allora, intanto che abbiamo qualche minutino, io direi che possiamo andare a fare una piccola esplorazione. Vorrei vedere più che altro se riusciamo a trovare qualche altro cespuglio di quelli là. Oh, guarda, uno qua ha fatto le bacche. Vediamo se me ne dà per caso un altro. Uno solo. Vabbè. Vabbè. Qua sotto ne avevo visto uno. Me lo sono sognato? Sì, me lo sono sognato. Li avevamo trovati per la prima volta da queste parti. Quindi io punto ad andare da queste parti. Perché probabilmente era una zona di mondo non caricata, non lo so. E quindi è possibile che ce ne siano altri. Eccone uno. Oppure spawnano così a random. Due me ne ha dati, perfetto. Questo cos'è? Tra l'altro non mi ricordo quali è che avevo. Ne avevo di due tipi, mi pare. E in totale ce ne sono quattro, ma non mi ricordo né quali avevo né quali mi mancano. Anche perché da uno potrei ricavare facilmente il resto. Eppure no. Però c'è una giunglosa. Con R, vediamo se R ci aiuta un po' a parte laggare. Come se non ci fosse un domani. No, sembra che non ci sia nulla qua nei paraggi. Ma forse ci sono dei... Ma no, non dovrebbero esserci dei chunk più cespugliosi degli altri, no. No, dovrebbero essere abbastanza. Cos'è che cade qua? Ok, forse era meglio non vederle queste cose buggose, bugganti. Ah no, di qua ero passato perché avevo trovato questi sapling che mi si creano in faccia. Bug proprio a livelli assurdi. Ma qua non succede nulla, non avviene neanche un mezzo veloce per spostare degli altri alberi che si creano così ex novo. Tutto questo fa un po' paura. Anche là ci sono dei sapling piazzati così. Boh. Anche là. Ecco. Cioè, ti giri e ti appare un albero. Qua c'è un sapling. Non uccidermi, ti prego. Uccidermi? Non mi ha ucciso. Il comodo se non altro è che poi abbiamo il teleporto per casa, cioè possiamo tornare rapidamente. Ma perché non ce n'è più? Cioè ce n'erano solo che alghe schifose. Sto mare tutto lercio. E poi dico, come fa ad esserci inquinamento se c'è una sola persona? In un mondo che tra l'altro è molto più grande di quello reale. Com'è possibile? Cioè nel senso, ho dei alberi che mi si generano in faccia. Questo è pure inquietante la notte. Tutto scuro, gli alberi che si generano in faccia. No, proprio niente. Magari perché i chunk non sono caricati. Boh. Non lo so, ma non c'è proprio niente di niente, eh. Questa è zona non esplorata, credo, anche perché sennò non ci sarebbero questi alberi che spawnano così a muzzo. Beh, allora sapete, forse è meglio. Credo
che non funzionasse, mi ero preso malissimissimissimo, tipo. Tra l'altro si è fatto anche giorno nel frattempo, noi naturalmente usciamo sempre. Mannaggia, ma che case. Vabbè, andiamo a posizionare questi. Questo è un Ghostberry e questo è un Blackberry. Qua abbiamo. Non lo posso sapere. Beh, farei così, un Blackberry e due Ghostberry. Vediamo questi, scusa, che cosa sono. Un altro Blackberry. Oh, me ne ha dati due. Che era questo. E questo cos'era? Strawberry. Quindi abbiamo trovato uno nuovo, che è il Ghostberry. Ce ne manca ancora uno, se non erro. Che è quello Bush. Cerchiamo Bush. No, Clinton. Bush. Ecco. Ok, va tutto pessimo. Blueberry ce l'abbiamo. Blackberry ce l'abbiamo. No. Ghostberry. Raspberry, strawberry. No, ce ne mancano due allora. Noi abbiamo strawberry, ci manca raspberry e o blueberry o blackberry. Qual è questo? Blackberry o blueberry? Blackberry, questo è? Blackberry, e questo è? Blackberry. C'è un sacco di blackberry, ma due cose, ce ne mancano due, quindi assolutamente. Marco 88, Marco 88. Tutto questo è un grave problema per tutti noi. Controllo per il momento finale del video, le risposte della settimana scorsa e ci vediamo tra un attimo. Rieccoci. Allora, la risposta è stata data correttamente da tutti e tre i partecipanti, quindi sia Ferdi, Diavolo Blu, che Sam, che Xanderoble 9000, quello che è, il nostro amico Alessandro. Solo che il primo a darla è stato in assoluto Sam, di questo ne sono certo, che va avanti di 2 punti, però andrebbe sopra Alessandro, che però va avanti di 1. Perché ha dato la risposta corretta e Ferdi Diavolo Blu ha dato anche lui la risposta corretta, quindi avanza di 1 punto. La domanda di questo episodio è abbastanza complessa, quindi credo che vi richiederà un attimino di più per poter dare una risposta, ma vi prego di essere accurati. La domanda è la seguente: quante volte ho detto Marco 88 in questo video? Fino al momento attuale. Se dopo dico di nuovo quel nome, non vale più. Fino a questo momento, quante volte ho detto quel nome? Riguardate e calcolatele. Ci vediamo noi nel prossimo video di Mindtest sabato prossimo, perché con. Ecco, ma perché alberi? State fermi là, ok? Non muovetevi. Ci vediamo sabato prossimo con il nuovo episodio di Mindtest. Ci vediamo altri. Ok, stai fermo. Ci vediamo altrimenti. Ecco, alberi, mi fate anche perdere la concentrazione. Mannaggia, vi estirpo tutti. Mi sradico dalle radici proprio. C'ho la sega elettrica, la motosega. Mi ci vuole niente. Vi tiro giù. Oppure ci vediamo lunedì con Child of Light. Se vi interessa quella serie, ma è una serie che si sta rivelando molto interessante. Tra l'altro lunedì uscirà una puntata interessante, quindi io ve la consiglio. Vi invito a lasciare un mi piace, seguirmi sulla pagina Facebook di cui il link è in descrizione e iscrivervi se volete restare aggiornati sui video. Io vi saluto, ciao!